Uno degli argomenti, dei temi di questa campagna elettorale è sicuramente il tema del turismo. Da un lato chi lo critica, dall'altro chi, come dire, lo difende, dall'altro chi lo immagina diverso per il futuro. Mi pare che la tua sia la terza strada. Esatto, io credo che dobbiamo essere realistici. Io comprendo che in campagna elettorale le posizioni si divaricano ed è necessario in qualche modo essere pungenti nelle proprie valutazioni. Però vorrei fare un appello, noi siamo tutti salernitani, non occorre operare un'opera di detrazione nei confronti della città per fare questa campagna elettorale per le amministrative. Salerno ha vissuto una splendida stagione turistica con un rilancio dovuto a presenze nazionali e internazionali del tutto inimmaginabili. Salerno nell'anno antecedente alla pandemia ha ospitato più di 320.000 turisti per oltre 700.000 presenze. La città turistica esiste già, ha una grande attrattività dovuta alla trasformazione urbana di Salerno, ai grandi eventi come quello delle luci d'artista e quest'anno alla grande opera di ripascimento. Perché hai detto che bisogna cambiare l'approccio? Sostieni insomma in questa campagna elettorale che bisogna creare forse delle infrastrutture, ma non fisiche, probabilmente culturali e anche digitali. Sicuramente noi dobbiamo affiancare l'attrattività urbanistica della città che si deve alle grandi esperienze delle giunte De Luca e a questa della giunta Napoli, un'attrattività fatta di servizi, di capacità di accoglienza, di servizi che si offrono ai turisti in cambio dell'allungamento della loro presenza in città. Abbiamo la necessità ad esempio di varare la Salerno City Card, cioè una card che a fronte della corresponsione dell'imposta di soggiorno dia dei servizi reali ai turisti. Abbiamo la necessità di potenziare il sistema museale, di potenziare il sistema dei trasporti pubblici, ma ecco, dobbiamo migliorare la città in questa chiave senza demolirci e senza dare di noi un'immagine negativa all'esterno, perché gli altri invece hanno di noi una grande immagine positiva. Tu sei un imprenditore prestato momentaneamente insomma alla campagna elettorale e alla politica, tra l'altro la tua è una struttura importante della città di Salerno. Che numeri ci sono stati nel mese di agosto e soprattutto che numeri si prospettano per il mese di settembre? Salerno ha avuto sostanzialmente il tutto esaurito per il mese di agosto e un grande contributo a questo rilancio l'ha dato l'intervento di ripascimento della costa orientale. Adesso abbiamo la necessità di consolidare questo risultato che è legato essenzialmente ai picchi estivi e per questo dobbiamo valorizzare la cultura legata al turismo. Valorizzare i grandi periodi della storia salernitana, penso alla storia medica, alla scuola medica salernitana che è conosciuta in tutto il mondo. Dobbiamo puntare ad una serie di segmenti turistici che siano in grado di generare presenze durante tutto l'arco dell'anno in maniera tale da dare consistenza alle strutture, da dare stabilità all'occupazione. Non è ancora ufficiale, però credo che anche la edizione 2021 delle luci, insomma, è difficile immaginarla oggi. Che si può fare per sostituire le luci? Ma puntare tanto sulla cultura, sulla riscoperta della storia salernitana, sulla riscoperta dei nostri musei, noi diciamo anche sulla creazione di nuovi musei, perché ad esempio la sostituzione del vecchio tribunale, l'allocazione in quella sede di un grande museo identitario sarebbe un'operazione di marketing straordinario per la città, che darebbe a Salerno un attrattore turistico stabile che potrebbe portare flussi 12 mesi all'anno. Occorre mettersi a tavolino e ragionare su un progetto complessivo. Ogni fine settimana, ogni mese, ogni periodo dell'anno Salerno deve avere dei grandi eventi legati alla sua storia, alla sua cultura, alle sue spiagge, alla vicinanza con le coste. Per far questo serve chi di turismo ne capisca, non di chi ne abbia sentito parlare qualche volta, ne abbia letto sui giornali.